Amici di Cremona 1, eccoci qui con una nuova puntata di Cremona nel mondo. In questa puntata e anche nella prossima, perché abbiamo deciso di spezzare, parleremo di personalità cremonesi, lo faremo sempre in compagnia di Marco Bragazzi. Sera. E parleremo appunto di personalità cremonesi che si sono distinte in diversi settori che hanno portato alto il nome di Cremona in Italia e nel mondo. Partiamo con Giuseppe Bianchini, un economista, esatto, Marco lo sai benissimo perché noi lo ricordiamo, le ricerche le ha appunto condotte lui, economista che possiamo dire cambiò il sistema bancario italiano, siamo a cavallo tra 800 e 900, vediamo. L'avvocato e sottosegretario cremonese che cambiò il sistema bancario italiano. Giuseppe Bianchini era nato a Cremona il giorno di San Valentino del 1876. Laureato in giurisprudenza all'Università di Pavia, Bianchini fu un ragazzo brillante e acuto, ispirato da idee liberali. Da subito diventa segretario dell'Associazione per la Libertà Economica. Bianchini capisce l'importanza di una profonda riforma del sistema bancario italiano. Su incarico del governo intanto vengono creati i fondamenti per un'associazione tra banche chiamata ABI, che vedrà la luce il 3 aprile 1919. E guarda caso l'artefice di questo straordinario accordo è proprio Giuseppe Bianchini, letteralmente il fondatore del New Deal del sistema bancario italiano. Dopo un inizio problematico per lo scetticismo di alcuni enti, il processo di crescita fu enorme. Le capacità dell'economista cremonese non passarono inosservate e sempre su mandato del governo Bianchini comincia a girare l'Europa, prima diventa membro permanente del Comitato Finanziario della Società delle Nazioni, poi viene spedito per trattare la definizione dei rapporti economici con la neonata Unione Sovietica. Il cremonese entra in Parlamento nel 1929. Da quel momento propone e sviluppa leggi legate al mondo imprenditoriale e a quello bancario. Nel 1933 mette le basi per un altro ente che rivoluzionerà la storia economica italiana, ossia l'IRI. La sua attività politica lo porta anche a diventare sottosegretario al Ministero delle Finanze. Con l'arrivo della guerra mantiene il suo ruolo politico in Parlamento, ma con una visione molto distaccata dalle scelte operative del governo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, la Commissione per l'epurazione del fascismo lo giudicherà totalmente innocente, tanto che Bianchini continuerà la sua carriera legata al mondo imprenditoriale e bancario fino alla morte, avvenuta a Milano nel 1970. Allora, abbiamo sentito parlare di Giuseppe Bianchini, economista. Come mai, mi viene da chiedere, una figura del genere non è così conosciuta e apprezzata nella sua città, Cremona? Il problema nasce anche qui dalla politica, nel senso che comunque Bianchini era un eccellente economista che durante gli anni 30 divenne anche sottosegretario di Stato. Il merito di Bianchini, ma che è quello di anche altri personaggi cremonesi, fu quello di dare uno sviluppo enorme al sistema bancario, cioè di trasferire il sistema bancario da una condizione, da una natura diciamo così più piccola ad una natura rivolta allo sviluppo delle imprese e delle aziende italiane. Certo, e i cremonesi se lo sono dimenticato. Come tanti altri, del resto nessuno è profeta in patria, l'adagio è sempre valido. Sta di fatto che per alcuni personaggi, secondo me, bisognerebbe anche riprendere in mano la storia e capire cosa sono stati in grado di fare. E mi dai il là per introdurre il prossimo personaggio di cui parliamo. Adesso siamo nel settore della chimica, parliamo di Ettore Molinari, diciamo almeno una via dedicata a lui a Cremona c'è, per cui in un certo senso non è ce lo siamo dimenticati. È stato un rivoluzionario sotto tanti punti di vista. Vediamo la sua storia. Un cittadino cremonese rivoluzionario nella chimica e anarchico nella vita. Ettore Molinari nasce a Cremona il 14 luglio 1867. La sua estrazione familiare è quella di ricchi proprietari terrieri, con a disposizione anche un mulino in provincia di Brescia. Ettore fu bocciato alla scuola tecnica di Cremona e a 14 anni si mette a lavorare nel mulino di famiglia. Ma gli studi devono proseguire, così il futuro pilastro della chimica italiana viene spedito alla scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano Veneto. Lì impara la chimica di base e cresce in lui la passione per la politica. Prima del diploma viene espulso proprio per la sua propaganda rivoluzionaria.
Ma Molinari è un piccolo genio e in poco più di 4 mesi studia e impara il tedesco talmente bene da superare l'esame d'ammissione al prestigioso Politecnico di Zurigo, dove otterrà il diploma in chimica e poi una laurea con lode all'Università di Basilea. Nel 1889, a 22 anni, è già in Francia per aderire ai movimenti anarchici. La sua esperienza dura poco in quanto viene espulso dal paese transalpino per motivi politici. Il tempo di attraversare la Manica e Molinari comincia a mettere frutto i suoi studi in un'azienda vinicola in Inghilterra, seguito da sua moglie Elena Del Grossi, originaria di Castagnino Secco, vecchio nome di Castelverde. Rientrato in Italia nel 1895, diventa chimico in un'azienda tessile veneta, la Gaetano Rossi, poi ottiene una cattedra in chimica merceologica all'Università Bocconi e viene assunto come direttore alla Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri. Qui imposterà la sua opera principale, il Trattato di Chimica Generale applicato all'industria, un'opera tradotta in varie lingue e distribuita praticamente in tutto il mondo. Il trattato rappresenterà uno dei pilastri della chimica del XX secolo. Nel 1916 entrò come docente di chimica al Politecnico di Milano, dove riuscirà a formare nuovi talenti nella ricerca scientifica applicata ai settori industriali. Questo genio cremonese morì nel 1926. Allora Marco, tutte queste personalità nascevano a Cremona ma poi andavano a trovare il loro successo altrove, perché qui non c'erano possibilità? Ovviamente le dimensioni di una città contano. Certo. Però fa più specie sapere che personaggi come Molinari, grandissimo chimico, comunque rivoluzionario sotto tantissimi punti di vista, non sia valorizzata come dovrebbe essere. Ricordiamoci che Molinari, nome che ha scuole dedicate nel milanese, è nato a Cremona, ma ricordiamoci che Molinari ha trasferito la chimica da quello che era un semplice strumento, semplice mica tanto, comunque uno strumento di ricerca, a uno strumento per sviluppare brevetti, quindi ha dato un impulso quasi economico allo studio della chimica. È un cambiamento epocale. Certo. Ed è stata una persona nata tra queste mura, di cui nessuno sa praticamente nulla. Esatto. Se non qualche uno ovviamente che studia chimica in una certa maniera. Ed è anche significativo, l'hai ricordato tu, il fatto che l'istituto a lui dedicato sia nel milanese e nemmeno qui da noi. Esatto, con tutto che era persona molto legata a Cremona, perché la moglie era nata in quel Castagnino Secco, Castelverde, adesso, per cui tornavano spesso in città, eppure erano quasi degli alieni, nel senso che comunque, nonostante sia stato quello certo che ha portato la chimica ad un percorso diverso rispetto a quello che era fine 800, è completamente dimenticato. Ma pensa. Altra figura, però dobbiamo fare un salto nel tempo un po' più indietro, perché siamo nel 1300, si chiama Martino Ghisolfi e lui possiamo definirlo un po' un antesignano dell'intelligence. Lavorò per i Gonzaga di Mantova, ascoltate qui. Cremona, seconda metà del 1300. Nelle vicinanze del Duomo nasce un bambino che viene battezzato con il nome di Martinum de Ghisulfis, ovvero Martino Ghisolfi. Figura praticamente sconosciuta nella sua città natale, rappresenta il punto di partenza dello spionaggio organizzato, in quanto fu il primo nella storia a sviluppare in maniera scientifica un linguaggio sviluppato ad uso e consumo delle spie. Francesco I di Gonzaga lo chiamò alla sua corte mantovana. Per mantenere e sviluppare il potere era necessario che gli accordi tra le casate italiane rimanessero segreti. Ghisolfi quindi applicò e sviluppò in maniera organica il suo concetto di cifre, legando valori numerici a disegni dell'alfabeto. Secoli fa, Ghisolfi creò quindi un linguaggio talmente evoluto da essere considerato uno dei pilastri della cifratura, arte poi sviluppata decenni dopo dal genovese Leon Battista Alberti. Forte di una preparazione matematica e filosofica di livello, il cremonese aveva creato una struttura alfabetica cifrata basata su 54 codici diversi destinati a 42 persone diverse, tra ambasciatori, dignitari, nobili e militari, per scrivere o leggere le missive che gli venivano recapitate. Dopo Ghisolfi, l'eredità e lo sviluppo della crittografia fu portato avanti da un altro dei grandi talenti della materia, come il cremonese Cicco Simonetta, di cui vi abbiamo già parlato, che sviluppò un codice segreto in grado di resistere per centinaia di anni. Allora, iniziamo diciamo a parlare un po' di codici segreti. Abbiamo anticipato anche nel servizio la figura di Cicco Simonetta, di cui parleremo in un'altra puntata.
brevemente che figure sono state queste? Allora, nel 1300 un cremonese, ricordiamoci che Cremona era sotto il Ducato di Milano, quindi sì, secondo me, divenne una spia, perché si trasferì a Mantova sotto i Gonzaga per sviluppare quello che era una serie di comunque diciamo così di segni, di simboli, chiamiamoli così, dentro i quali venivano celati codici diplomatici o militari. Perché è interessante la figura di Martino Ghisolfi? Perché Martino Ghisolfi, che era nato vicino al Duomo, praticamente è un antesignano della scuola di crittografia, scuola di crittografia che ai tempi era sviluppata soltanto nello Stato del Vaticano. Quindi i ducati successivi, come i Gonzaga, gli Sforza, gli Stensi, pagavano fior di quattrini per avere persone disposte a creare linguaggi nuovi da utilizzare per motivi di spionaggio o comunque per motivi militari. Certo. Quindi lui lavorava fuori sede, ma era cremonesissimo. Non si è mai capito il motivo per il quale non abbia mai lavorato a Cremona. Con i Gonzaga è stato per decenni sotto contratto, talmente era bravo, l'hanno tenuto pur di avere una persona che stava cambiando quella che era la crittografia di allora. Fantastico. Beh, probabilmente la Cremona non avrà trovato l'aggancio ideale. È probabile. E invece poi è entrato sotto l'ala dei Gonzaga, che hanno deciso di tenerselo stretto. Di tenerselo strettissimo, non stretto, strettissimo addirittura. Va bene, c'è un'ultima figura di cui vogliamo parlare. Lui si chiama Porro de Somenzi. Esatto. E fu un astronomo, fu un geologo, una mente eccezionale, e che ci dà l'appiglio per parlare di una curiosità che forse non tutti sanno, ovvero che nell'universo esiste un piccolo pianeta che si chiama Cremona. Francesco Porro de Somenzi era nato a Cremona il 5 maggio 1861. Ragazzo brillante, già da giovanissimo si interessava per la meteorologia, per poi studiare fisica e matematica all'Università di Pavia. La carriera di Porro nel mondo astronomico è incredibile. Dopo la laurea e un praticantato all'Osservatorio di Brera, a soli 25 anni diventa direttore pro tempore dell'Osservatorio di Torino. Tra gli astri rimane salda la passione per la montagna, lo accompagnerà sempre, tanto che poco dopo la sua fondazione, nel 1888, l'astrofisico si iscriverà al Centro Alpino Italiano di Cremona, a conferma del suo legame con la città, nonostante la sua vita spesso lontana dalla città del Torrazzo. Verso la fine dell'Ottocento Porro propone lo studio dei movimenti dei ghiacciai, movimenti che dopo più di un secolo diventeranno fondamentali negli studi climatici. All'inizio del Novecento da Torino si trasferisce all'Università e Osservatorio di Genova. In quel periodo il suo collega Luigi Carnera lo informa di aver scoperto due piccoli nuovi pianeti e gli offre l'onore del battesimo secondo la tradizione astronomica. Il cremonese non ha dubbi e decide di chiamarli Genoa e Cremona, portando la sua città natale anche tra gli astri. Porro de Somenzi conduce una vita dedicata alla ricerca, le sue capacità non passano inosservate anche oltreoceano e nel 1906 viene invitato a dirigere il prestigioso osservatorio astronomico di La Plata in Argentina. Questa parentesi però durò solo 4 anni. Tra il colera e il blocco delle emigrazioni verso il paese, nel 1910 il cremonese e tutta la sua famiglia furono obbligati a rientrare in Italia. Francesco Porro de Somenzi, colui che portò Cremona nello spazio, muore a Genova nel 1937, lasciando un patrimonio di ricerche astronomiche e geologiche quasi unico. Porro de Somenzi, abbiamo sentito nel servizio, dedicò un pianeta alla città di Cremona, ma soprattutto si aggancia ad un tema che poche settimane fa è stato di stretta attualità, ossia lo studio dei ghiacciai. Noi abbiamo sentito parlare del ghiacciaio sopra Courmayeur che si stava staccando e quindi evacuazioni eccetera eccetera. Fu un precursore. Porro de Somenzi, come Bianchini, Molinari, Ghisolfi, è una persona dotata di un talento enorme. Talento enorme, nel suo caso, in quella che adesso viene chiamata astrofisica, che ai tempi era l'astronomia. Porro è una figura, secondo me, bellissima. Per quale motivo? Perché, nonostante dopo i suoi studi avesse bisogno di un osservatorio per sviluppare il suo lavoro, quindi a Cremona non era disponibile, rimase legatissimo alla città, tanto che gli fu dato l'onore di battezzare
un piccolo pianeta scoperto all'inizio del Novecento, e lui scelse il nome di Cremona. Il nome di Cremona perché era una città, la sua città natale a cui era legatissima. Certo. Ma del resto ti basti pensare a questo. Lo stesso Porro, da dove aveva preso la passione per l'astronomia? Studiando al liceo Manin, probabilmente andava in Piazza del Duomo. Quando trovava in Piazza del Duomo? L'orologio. Quindi, se fin da piccolo lui aveva sviluppato questa estrema passione per l'astronomia, lo si deve alla sua città. Poi, come hai detto tu, è verissimo, fu il primo a studiare quelli che erano gli effetti dell'inquinamento. Siamo dopo la rivoluzione industriale, quindi comunque che ha comunque cambiato parte del clima in un certo modo. Fu il primo a capire che l'inquinamento può incidere sulla tenuta dei ghiacciai, e propose un sistema, che ovviamente non fu accettato ai tempi, per il quale tramite delle sonde, tramite l'astronomia, quindi osservando dall'alto, non c'erano i satelliti, quindi dovevano inventarsi i calcoli in maniera diversa, avrebbe potuto accedere a quelli che erano i movimenti dei ghiacciai, anticipandone eventuali cadute. Certo. O comunque vedere come si riducevano con il passare del tempo. Una figura interessantissima che a Cremona sinceramente nessuno conosce. Fantastico. Quindi è carino questo, diciamo, questo mondo che ci fai scoprire, perché appunto ci apre un mondo e ci fa capire quante persone legate a Cremona esistono, di quante persone forse ci dimentichiamo e che appunto, diciamo, dovremmo rispettare e ricordare di più. Forse il passaggio fondamentale è quello che hai detto prima. Persone da ricordare, ma non da ricordare perché, ma da ricordare perché ciò che hanno fatto ha influito sulla, certo, nostra vita molto di più di quello che neanche potessimo immaginare. Esattamente. E quindi credo che sia doveroso quantomeno ricordarle. Fantastico. Allora, grazie mille a Marco Bragazzi. Come abbiamo anticipato, anche nella prossima puntata parleremo di personalità legate a Cremona, per cui grazie Marco. Grazie a voi. Buona continuazione a tutti voi. Buona serata.